ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Car Mechanic Simulator 2018. Ragazzi, credo che abbiamo un lavoro tutto nuovo per noi, guardate un po'. Allora, sono rimasto vittima di un guasto. Il produttore dice che è colpa mia perché la pompa ABS ha fatto cilecca. Certo, perché se la pompa si rompe, giustamente è colpa del cliente, non è colpa del venditore. Vabbè, a parte questo, i freni si sono inceppati e in qualche modo è successo. Cosa è successo? Sicuramente avrà fatto un incidente. L'auto è scivolata e mi sono fatto qualche graffio, ma la cosa importante è che sto bene. Fa una ricognizione generale dei danni e ripara eventuali componenti rotti. Dopo i freni penso che sarà utile sostituire il volante. Oh, che bello. E anche un airbag nuovo, penso. Quindi ragazzi, iniziamo a smontare anche le parti interne del veicolo, finalmente. Dopo tanto, certo, si tratta di poca roba, però almeno c'è anche qualcosa di nuovo da fare, finalmente. Allora, catagiri che si è rotta. Ma ha fatto un mucchio di danni, l'amico mio. Allora, sposta l'auto sul percorso. Ah, ok, impossibile avviare il motore, va bene. Sollevatore A. Vediamo un po' allora cos'è successo qui davanti. Quante brutte cose. Va bene, allora cominciamo a smontare qui e vediamo un po' che salta fuori. Ah, eccolo il problema, l'avviatore. L'avviatore, lui è. Ok, posso provare a cambiare l'avviatore. Vorrei mettere la macchina sul percorso di prova, così becchiamo tutti i problemi. Giustamente non va bene la riparazione. Dunque, avviatore. Ok, vediamo un po' se possiamo mettere adesso la macchina nel percorso di prova. Nada. Quindi c'è qualche altro problema. Vabbè, allora smontiamo e basta. Cominciamo a smontare, non c'è altro da fare. Tutto scassato. Radiatore A scassato. Scassato. Ma qui ci sta un mucchio di danni. È tutto rotto. È tutto terribilmente rotto. Certo, anche la pompa dell'acqua, l'alternatore. È normale che non posso avviare il veicolo, è tutto rotto. Vediamo un po' se posso controllare questo. Questo va bene, questo va bene, questo va bene. Mi preoccupa la scatola del cambio. Comunque, modulo ABS, questo lo sappiamo che è rotto perché l'ha detto lui all'inizio. Pompa ABS sappiamo bene che è rotta. Ma quindi con i freni ci stavano problemi? Diceva di sì. Diceva che aveva qualche problema con i freni. Non posso smontare questo. Vedo che è scassato. Collettore di scarico, si vede lontano un miglio che è tutto rotto. E tanto lo devo togliere per forza. Va bene, va, solleviamo la vettura, smontiamo tutto, tanto ho capito che è tutto rotto, va. Ok, raga, allora, dunque, cominciamo a rimuovere i pneumatici perché le gomme non mi convincono. Non l'ha detto, ma penso che erano scassate. Ganascia non mi convince. Le pastiglie penso che sono buone. No, scassata. Disco scassato. Va bene, rimuoviamo anche l'asse di trazione perché praticamente... devo togliere anche l'olio. Togliamo questo. Togliamo quest'altro pneumatico. Non dice lo stato. Togliamo la ganascia. E la pastiglia com'è? Scassata. Disco scassato. Togliamo l'asse di trazione. Togliamo l'albero di trasmissione. E accidenti, devo risvitare. Devo togliere di nuovo l'avviatore, l'ho dimenticato. E vediamo intanto se possiamo riparare qualche cosa. Oh, finalmente hanno sistemato la rotella. Bene, però non c'è nulla da sistemare. Da riparare purtroppo non c'è niente. Avviatore, lo togliamo. Solleviamo di nuovo. Prendiamo lo scarico dell'olio e rimuoviamo l'olio. Usa, bene, sposta, riponi,
Ok, possiamo smontare il filtro dell'olio che lo vedo male, il carter lo vedo male. Ok, oh, speriamo che qui non ci stanno danni. Però la scatola del cambio mi preoccupa un bel po'. E difatti, guarda qua, il cuscinetto non va bene, la piastra non va più neanche bene. E il volano non va bene. Ok, fino a qua ci siamo. Dietro voglio controllare, ma dietro credo che va tutto bene. Ok, diamo un'occhiata. Riparazioni. Niente. Ma non serve un cavolo sto coso delle riparazioni. Filtro dell'olio, esattamente. Quello blu, carter, questo. Ah già, manca... Devo comprare il volano. Ok, sì, devo comprare tutta la questione del cambio. Quindi andiamo qua e compriamo volano, poi disco della frizione, il cuscinetto e la piastra. Ok, bene. Ah, mi serve anche il coso. Sì, vabbè, ora ci arriviamo. Allora, volano, poi disco della frizione. No, quello era buono. Oh, sto combinando un casino. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Piastra della frizione ci vuole nuova. Ok, cuscinetto l'ho comprato. E mo qua scatola del cambio I4. Purtroppo non si può riparare. Quindi scatola del cambio I4. Eccola qua. Bene, quindi con il cambio ci siamo. Rimontiamolo. 1, 2, 3, 4, 5 bulloni. Albero di trasmissione andava bene quello che ci stava prima. Questo va bene pure. Mettiamo il disco ventilato che l'ho comprato. Le pastiglie nuove le ho comprate. Ganascia nuova. Penso che quella da 64 va bene perché lui vuole la ganascia nuova. Lui vuole la ganascia nuova, per il resto al 55% minimo. Va bene, andiamo da quest'altra parte. Allora, albero di trasmissione, disco ventilato, pastiglia, ganascia con il cilindro vecchio. Ok, vediamo questi pneumatici. Ok, devo cambiare i pneumatici a sta macchina. Quindi smonta. Vediamo un po' che pneumatici devo comprare, raga. Allora, il primo è andato. Il primo è andato. Smontiamo pure il secondo. Pneumatico standard 2, 16, 205, 45. Oh, speriamo che so questi perché non ci ho capito niente. Dovevo leggerlo prima di smontare. Monta. Ah, meno male. Monta. Va bene, mo gli famo subito, raga, l'equilibratura. Ok, togli, monta. Equilibra, vai. Va bene. Quindi che dovevo fare mo? Passiamo. Ah, giusto, ancora qua sotto manca qualcosa. Sezione scarico anteriore. Allora, sto pezzo nuovo lo mettiamo. Bank. Ok, credo che qui sotto è tutto fatto, è tutto pronto. Andiamo qua. Togli, equilibra. Ok. Penso che possiamo montare di nuovo i pneumatici. Bene, pneumatico nuovo. Dammi pure questo. Togli. Ok, qui dietro come va? Boh. Non lo so. Non lo so se quelli dietro vanno bene. Vediamo un po' la situazione adesso qua.
Mi serve un radiatore numero A, lettera A, collettore di scarico I4 SOX. Mo vediamo. Allora, collettore di scarico, e ce l'ho. Ok, coperchio del collettore, mo lo pigliamo. Avviatore, coperchio del collettore di scarico, radiatore A. Ok, quindi questo va qua. Qui ci va questo. Fatto. Allora, cinghia serpentina, eccola qua. E questa cinghia serpentina A. Va bene, andiamo a cercarla. Speriamo che non devo togliere la cinghia di trasmissione. Che cos'è che mi serviva? Cinghia serpentina A. Eccola qua. Spero tanto che non si è rotto qualcosa verso l'interno, tipo qua dietro. Oh mio Dio. Allora, avete visto? Avete visto che è un disastro, no? Quindi ah, perché non ero nel vano motore io? Ok. Raga, purtroppo qua dietro c'è un disastro. L'abbiamo notato, no? Allora, tendi cinghia. Cinghia, ingranaggio. Ma io spero tanto che... ecco, l'albero a camme da sostituire. Va bene. Lavoraccio, raga. Ok, albero a camme. E non andava bene. Allora, i 4 SOC. Devo rimettere questi uno ad uno. Ok, allora vediamo un po'. Meno male che questo l'ho comprato. Coperchio della testata. Così. Bene. No. Ok. Quella vecchia. Tendi cinghia. Copertura. Puleggia. Rullo. Ok. Cinghia serpentina. E cinghia serpentina. E fino a qua ci siamo. Mettiamo l'olio. Ok, penso che questo basta. Dove sta il coso? Eccolo qua. Vabbè, è più che sufficiente. Devo controllare il filtro dell'aria. Buono, eh? Dunque, vediamo un po'. Stato della vettura. Mancano... sì, vabbè, ovvio, ancora. Ah, già, l'ABS. Eccolo qua. Pompa ABS, ce l'ho. Modulo, ce l'ho. Ok. Che me manca qua? Boh. Non lo so, per ora va bene così. Allora, modalità montaggio, fanale anteriore destro e il paraurti. Katagiri Katsumoto. Fanale destro, ok. Allora, componenti carrozzeria e Katagiri. Mi serve fanale destro, paraurti anteriore. Per ora cominciamo con questi due. Fatto. Ah già, mi avete detto che quando compro potevo scegliere il colore. E sta cosa ancora non l'ho notata. Ora poi ci guardo di nuovo. E a me come faccio a smontare qua dentro? Parte. Non parte. Allora ci sono ancora problemi col motore. Sposta l'auto. Quindi non ho sistemato tutti i problemi. Ma sta macchina sta messa malissimo allora. Quanti caspita di problemi c'ha sta macchina? E mo dove stanno gli altri problemi? Ah, aspetta. Ok, diamo un'occhiata alle candele.
I cavi, ok, allora, cavi di accensione, non vanno bene. Bobina di accensione, questa va bene. Le candele, controlliamo le candele, non va bene. Non va bene, non va bene, non va bene, bene. Candela, candela, bobina, quella sua. Cavi di accensione. Vediamo un po' che... ancora manca due cose, accidenti. Una e due. Parte non trovata e parte non trovata. Devo provare ad avviare il motore. Voglio capire se almeno mo parte. Oh, ok, mo finalmente la macchina parte. Vabbè, facciamo una cosa, va, se non trovo, visto che non trovo queste ultime due cose, non so se ho un problema meccanico, quindi proviamo a fare il test qua. Sì, facciamo il test, vediamo se è qualche cosa che ho dimenticato, freno, sospensioni. Possono essere le sospensioni, effettivamente. A questo non ci ho pensato. Potrebbero essere le sospensioni. Mo vediamo il risultato. Ok, sospensioni davanti vanno bene. Vediamo quelle posteriori. E speriamo che salta fuori sto problema, perché non so dov'è. E qui non è neanche... Oh! Ah, le boccole! Buono! Abbiamo trovato il problema, va bene. Allora, smontiamo anche questa boccola. Montiamo la boccola. Montiamo la boccola. Oh, teoricamente, raga, ho finito. Va bene. Allora, negozio di targhe. Andrà bene qualsiasi targa, che ne so io. Una targa al caso, va. Modalità di montaggio. Targa anteriore. Oh, te ne panna. Oh, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo guadagnato quasi 10.000 dollari da questo lavoro. Raga, concludo qui perché ovviamente questa macchina, cioè, si è presa tutto il tempo. Spero quindi che il gameplay vi sia piaciuto. Come avete visto, abbiamo anche iniziato un pochettino ad assaggiare le parti interne. Abbiamo visto un pochettino, abbiamo visto qualcosa di nuovo. Raga, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. Ci becchiamo presto, ciao alla prossima, raga.